Euripide, siamo giunti al terzo e ultimo dei tre grandi tragici. Il più giovane, anche se contemporaneo di Sofocle, muore qualche mese prima di Sofocle. Sofocle muore vecchissimo, muore novantenne. Euripide muore più giovane, appunto, diciamo, è il più giovane di questi. Ed è anche, se vogliamo, il più controverso, il più particolare. È il tragico della crisi di Atene, della crisi della democrazia ateniese. Infatti, ebbe una grande popolarità come pubblico, ma ottenne pochissime vittorie alle gare teatrali, solo 5 vittorie. Scrisse 92 tragedie, 90, sì, 92 tragedie, ma ottenne solo 5 vittorie. Però la sua popolarità ha fatto sì che sia il tragico di cui ci restano più tragedie conservate, 19, ed è l'unico di cui ci resta un dramma satiresco, il Ciclope. Ed è addirittura, questa è una cosa particolare, l'unico poeta, uno dei pochissimi poeti di cui ci resta addirittura un frammento musicale. Da uno stasimo dell'Oreste, della sua tragedia l'Oreste, resta una delle rarissime testimonianze di musica antica, di musica dell'antica Grecia. La più famosa è l'Epitafio di Sicilo, ma resta anche questo Catolofiuromai, viene chiamato perché sono le prime parole, che viene ripetuta in maniera abbastanza ossessiva, questo stasimo dall'Oreste, in cui si vede Oreste ormai assediato dalle Erinni. Abbiamo detto il tragico della crisi ateniese. Allora, nel mio primo libro pubblicato, Dionisie, ho messo in scena, mi si passi questo gioco, proprio le Dionisie del 415 avanti Cristo, in cui Euripide presentò la trilogia che comprendeva le Troiane. Della trilogia c'è rimasta quella tragedia, le Troiane, le altre due erano l'Alessandro e il Palamede. E il dramma satiresco era il Sisifo, di cui ci resta un ampio frammento che citavo e che pare sia stato scritto a quattro mani con Crizia, tra le altre cose. Nel libro riprendo l'ipotesi per cui nelle Troiane Euripide alludesse alla strage di Melo, quella raccontata anche da Tucidide, quando gli ateniesi, arrivati sull'isola di Melo, che era una colonia spartana, sterminarono la popolazione. Quindi in Euripide ci sarebbero le troiane, sarebbero le donne, gli abitanti di Melo, e gli achei omerici sarebbero gli ateniesi. Ed è tutto visto con simpatia per i vinti. Anche solo da questo si può vedere perché Euripide può essere considerato il poeta della crisi ateniese. Abbiamo visto Eschilo è il poeta dell'epopea ateniese, della fede cieca e assoluta nei valori ateniesi. Sofocle è il poeta della classicità, dell'età matura, della problematicità però all'interno di un mondo ateniese che veniva dato per scontato come l'unico mondo pensabile. Euripide vive la fase matura, la vive anche Sofocle per la carità, però Euripide vive anche la fase matura della guerra del Peloponneso, quindi vede l'autocrazia spartana prevalere sulla democrazia ateniese anche militarmente, vive la crisi di questo modello. E questo si riverbera appunto nelle sue tragedie, che mettono in crisi non solo il modello ateniese, mettono in discussione tutta l'epica, il
i grandi eroi, che comunque anche nelle tragedie dei tragici precedenti conservavano una loro dignità, un loro eroismo anche negli errori, qui vengono demoliti. Caso emblematico in tutte le tragedie di argomento troiano, Odisseo, Ulisse, comunque uno dei due massimi eroi omerici assieme ad Achille, viene completamente distrutta come figura, è una figura rappresentata come la metis, l'intelligenza di Odisseo è vista in maniera negativa, è solo l'inganno, addirittura la codardia, l'ipocrisia, la vigliaccheria. Euripide, che era un amico, un seguace di Socrate, in questo forse adombra i demagoghi, i sofisti, e lo stesso Alcibiade, coloro che usavano le parole per ingannare. L'altro esempio famoso è quello della Medea, Giasone, il glorioso eroe del Vello d'Oro, è una figura meschina, è una figura che si serve di Medea e poi la abbandona. Così anche nel mito originale. Però qui vediamo il punto di vista di Medea, ed è un punto di vista anche questo rivoluzionario, perché è il punto di vista di una donna, punto di vista di una barbara, di una straniera. Eracle, il grandissimo eroe Eracle, nell'Eracle, nella tragedia che poi diventerà l'Hercules Furens in Seneca, è un malato di nervi. È preda di crisi di follia, stermina la famiglia in una crisi di follia e dopo essersi reso conto di quello che ha fatto, medita il suicidio. Grande eroe. Quindi, Euripide in qualche modo ribalta i valori ed è lo specchio di un'epoca di fortissima crisi della cultura greca, di fortissima crisi della sicurezza ateniese in se stessi e nei propri lavori. È un'epoca molto simile alla nostra, in cui il nostro Occidente è messo in crisi da altri sistemi autocratici, come quello cinese, non tanto quello russo, che non è poi così autocratico e comunque l'Occidente, ma quello cinese, come quello delle teocrazie islamiche, come quello turco. E i valori democratici sono messi in crisi, anche le stesse contraddizioni di un regime che comunque è fatto da uomini e che come tutti gli uomini commettono errori gravi, come quello dell'esportazione della democrazia, grazie a questo possiamo capire perfettamente l'epoca e l'opera di Euripide. Ma c'è anche un'altra questione, c'è anche un'altra piccola rivoluzione in Euripide che non c'è negli altri tragici. Non c'è solo il mettere in evidenza la crisi di valori ateniesi, mettendo in discussione gli eroi stessi su cui si è fondata tutta la cultura epica, tutta la cultura religiosa, tutta la cultura anche popolare ateniese. Oggi sarebbe definito un radical chic, e lo era Euripide a modo suo, uomo scontroso, uomo schivo, ateo dichiarato. Possedeva una delle rarissime biblioteche private dell'antichità, quindi era un uomo ricco, era appunto il radical chic di sinistra, ricco, che in un momento di crisi in qualche modo ci sguazza. In un certo senso, sottolineando la
le contraddizioni del sistema ateniese mettendole in risalto nelle sue tragedie. Ma dicevo, c'è un altro aspetto di Euripide particolare, è che le sue tragedie a volte sono quasi più commedie. La più antica tragedia che ci viene conservata da Euripide è l'Alceste. L'Alceste è la storia di questa donna che, dato che il marito Admeto, re di Fere, Apollo, fece una grazia, tu potrai scegliere una persona quando verrà la tua ora che potrà morire al tuo posto, lei sceglie di morire al posto del marito. Eracle, arrivato per caso a Fere, nel corso di una delle sue fatiche, viene a sapere la storia, scende nell'Ade e libera Alceste e la riporta. È una tragedia a lieto fine, cosa rarissima. E anche tratti leggeri, non tragici. Eracle, quando arriva, viene annunciato dal messaggero che dice: ah, di là c'è uno, c'è il banchetto funebre, come si usa ancora oggi in meridione, dopo il funerale si mangia. E il messaggero va ad Admeto: ah, di là c'è uno che sta mangiando ai quattro palmenti, è un divoratore di tutto. È un mangione, viene rappresentato questo Eracle, esisteva anche a livello popolare, però non era una cosa da tragedia, era una cosa da commedia. Viene rappresentato questo Eracle non tanto come l'eroe forte, il Superman dell'antichità in un certo senso, ma come anche una figura messianica in un certo senso, ma come uno che mangia, beve, rutta e cose di questo genere. Quindi c'è anche in questo piccolo particolare, Eracle è una figura molto positiva nell'Alceste, è quello che libera Alceste, è una figura anche simpatica, ma viene desacralizzato, non ha più la maestà dell'eroe. È un simpatico mangione molto forte, che è anche generoso, che libera Alcesti, ma viene rappresentato anche in una chiave comica. È una desacralizzazione nella tragedia. L'Elena accoglie la versione secondo cui non è la vera Elena che sarebbe andata a Troia, ma sarebbe stata sostituita da un fantasma, mentre la vera Elena sarebbe stata in Egitto e lì Menelao l'avrebbe ritrovata. Anche questa è una tragedia molto leggera, quasi romanzesca, con delle umanizzazioni di personalità divine, cioè Proteo in Egitto, si prende spunto dal libro dell'Odissea in cui Menelao racconta a Telemaco di essere stato in Egitto e ci sarebbe stata sull'isola di Faro c'era questa divinità Proteo che mutava la forma, forma. Proteo è semplicemente rappresentato come un re egizio, tra l'altro già morto perché si parla della sua tomba. Quindi anche qui c'è un'altra cosa nell'Elena, c'è un'altra cosa tipica delle crisi, delle civiltà. Lo scegliere una versione meno seguita e l'umanizzazione del divino, cosa che oggi con i vari Dan Brown, se vogliamo, Euripide è stato in questo, ovviamente tenendo conto che Euripide è un gigante, Dan Brown è un pennivendolo, ha fatto una Dan Brownata, potremmo anche dire, in questo caso. Le tragedie di Euripide hanno sempre meno coro, il coro perde sempre più importanza. Hanno un prologo, una cosa che è stata molto criticata dagli esperti di tragedia dell'epoca, il prologo che praticamente ti spoilera all'inizio quello che succederà nella tragedia. In realtà poi molti miti erano conosciuti a livello popolare, quindi cioè come se uno fa il film sulla passione di Cristo, lo sai come va a finire, non c'è bisogno dello spoiler. All'epoca era così. Poi c'è la questione del Deus ex machina. Spesso negli intrecci di Euripide non sapendo come risolverli, fa calare un dio che risolve la questione. Anche questo è stato molto criticato. Dalla sua parte, Euripide ha un approfondimento psicologico
che non c'è nessun altro tragico precedente. Secondo Goethe, nemmeno Shakespeare ha avuto la capacità di fare approfondimenti psicologici paragonabili a quelli di Euripide. Vi sono anche tragedie di una potenza arcaica. Anche qui, il tragico più moderno, il tragico della crisi, ti sforna le baccanti. Le baccanti sono addirittura uno studio antropologico. Lui, lo scettico, l'ateo, quello che si fa beffe degli dèi, si prende gioco degli dèi e delle credenze degli dèi, che fa dire ad alcuni personaggi, suoi personaggi mitologici, tra l'altro, gli dèi non ci sono, gli dèi non esistono. Nelle baccanti arriva all'arcaico, è talmente moderno che fa il giro e arriva all'arcaico, la sacralità arcaica, addirittura primitiva, quasi da studio antropologico, perché le baccanti sono state anche studiate da antropologi. L'inconscio, il sacro nell'inconscio che c'è nelle queste menadi, in queste baccanti, in queste donne prese quasi da isterie, da crisi di follia, che dilaniano Penteo, senza quasi accorgersene. Ma nello stesso prologo, Dioniso, narrando la sua nascita, ritrae la complessità di questo Dio arcaico. Come abbiamo detto, Euripide non piaceva ai critici, ma piaceva al pubblico. Anche al pubblico un po' bigotto, a volte questa cosa qua del mettere in dubbio gli eroi e gli dèi poteva anche infastidire. Ai ben pensanti non piaceva, però era talmente popolare che dopo la disastrosa spedizione in Sicilia, alcuni prigionieri ateniesi ebbero salva la vita solo a patto di saper recitare dei versi di Euripide a memoria. Tanto era popolare, fosse più fuori dalla patria che in patria. Infatti, verso la fine della sua vita, Euripide lascia Atene e accoglie l'invito del re di Macedonia a stabilirsi a Pella a Minta, e va lì e si stabilisce nella corte macedone, dove finisce i suoi giorni, secondo una leggenda, sbranato dai cani perché aveva offeso gli dèi, ovviamente. Quindi abbiamo detto mal visto ma letto, mal visto ma popolare. Del suo essere controverso ne abbiamo una prova, un documento, nelle commedie di Aristofane. Euripide diventa un personaggio delle commedie di Aristofane. E com'è che Aristofane tratta Euripide? Lo tratta malissimo, come Socrate. Aristofane era un vecchio reazionario, era uno che non voleva che i valori di Atene fossero messi in discussione. Euripide è presentato come un brontolone, un misogino, nonostante che abbia creato alcune fra le figure femminili più importanti della letteratura mondiale, Medea, Alceste, solo per Ifigenia, nell'Ifigenia in Aulide, lei che si sacrifica, questi eroi greci, tutti rappresentati come degli egoisti, dei personaggi senza cuore, tranne Achille. Però nel suo aver cuore Achille è un po' ingenuo. Agamennone e Menelao, tutto sommato, hanno in mente solo che devono andare a fare la guerra. Ed è Ifigenia, lei che si offre in sacrificio. Nell'Elettra è Elettra, la sorella di Oreste, la figura dominante, suo Oreste stesso. Elettra data in sposa a un povero contadino, elemento introdotto totalmente da Euripide che non c'è nel mito originale.
Quindi, nonostante abbia creato alcune delle figure femminili più importanti della letteratura di tutti i tempi, Aristofane rappresenta Euripide come un misogino, un burbero, perché lo era davvero, Euripide era un burbero, una persona schiva, al contrario di Sofocle, come abbiamo detto, invece Sofocle era un uomo che amava la vita, nonostante le sue tragedie, era un uomo di mondo, Euripide no, era un misantropo. E soprattutto nelle rane, quando la città è rimasta orfana della tragedia e Dioniso deve scendere nell'Ade a riportare uno dei due tragici, Eschilo e Euripide, stranamente, come ha detto Aristofane, lascia da parte Sofocle, Eschilo o Euripide, ed è a Eschilo che Aristofane dà la palma del poeta della città. Nonostante questo, nonostante le poche vittorie, nelle Dionisie del 415 a.C., Euripide venne battuto, ebbe il secondo posto, venne battuto da un tal Xenocle, che persino Aristofane ci dice essere il cattivo poeta, che aveva presentato una trilogia basata sulla storia di Edipo, che già Sofocle aveva trattato molto meglio di lui di sicuro, anche se non ci resta. Non ci resta nulla. Quindi, nonostante questo, nonostante se ne sia dovuto persino andare ad Atene perché non riusciva nemmeno a vincere, al contrario di Eschilo, è il poeta tragico di cui ci restano più tragedie, di cui ci resta addirittura un dramma satiresco che è il Ciclope, basato sull'episodio dell'Odissea di Ulisse e Polifemo, l'unico di cui ci resta un dramma satiresco intero. Ed è particolare questa fortuna postuma che non ebbe in vita questo grande poeta tragico. Come abbiamo detto, Euripide ha forse ha un tipo di tragedia che forse per noi oggi è anche più leggibile perché c'è poco coro, per noi i cori sono forse la cosa più, come già diceva Gabriele Vacis in quella bellissima puntata di Totem in cui legge un coro dei sette Atebi di Eschilo, il coro forse per noi è la cosa più pesante del teatro greco. Per loro invece era anche musica, perché era musicato, solo che ci resta pochissimo tranne appunto uno stasimo dell'Oreste di Euripide. Come abbiamo detto, a volte Euripide sembra oscillare tra la commedia e la tragedia, perché alcune sue tragedie hanno lieto fine, sono quasi leggere. Però la commedia antica è qualcosa di totalmente diverso da quella che pensiamo noi. Euripide forse dà più lo spunto da quella che sarà la commedia nuova, se vogliamo. La commedia antica è completa, quella di Aristofane, gli altri grandi erano Cratino ed Eupoli. È qualcosa di totalmente diverso di cui parleremo la prossima volta. Se volete sentire anche un po' riguardo alla commedia Aristofane, che è una commedia molto moderna per certi aspetti, molto moderna, vedrete, con tematiche incredibili e con dei giochi linguistici incredibili, roba che farebbero impallidire Dario Fo. Mettete il like, iscrivetevi al canale e seguitemi.